Ciao a tutti da manolodicoqua.com e oggi è un video strano, diverso dal solito. Infatti, oltre al video che da qualche mese avrete visto è molto migliorato, oggi finalmente abbiamo un microfono, quindi spero sentirete la mia voce. Tra l'altro questo video è molto più domestico, l'ho fatto nel giardino davanti a casa mia, infatti sentirete dei rumori ambientali, spero che non venga nessuno a salutarmi. E è particolare anche perché ho deciso di parlare un attimino di un po' di libri che ho letto negli ultimi, diciamo, 20 anni. Anzi, il titolo potrebbe essere I libri che mi hanno fatto leggere al liceo, cosa ne penso 20 anni dopo. Mi ricordo che buona parte dei libri che ho letto da ragazzino non mi sono piaciuti, forse perché non ero abbastanza maturo o forse perché volevano farmi leggere cose troppo per persone mature quando ancora non lo ero. E alcuni di questi li ho riletti dopo. Ho preso spunto dal fatto che stavo pulendo la mia scrivania, così mi sono preso un po' di libri sullo scaffale e ne ho parlato. Allora, sono un pochino misti come genere, però volevo iniziare con questo. Suzanne Eloise Hinton, I ragazzi della 56esima strada, The Outsiders. Di questo libro hanno tratto anche un film nel 87 con un Castellare, Patrick Swayze, Ralph Macchio e chi ne ha più ne metta, addirittura la regia di Francis Coppola, se non sbaglio. Comunque, il libro parla di una guerra tra bande, dove però è difficile veramente trovare un personaggio totalmente cattivo, ma un personaggio totalmente buono, ma tutti sono un attimino vittime degli eventi. È un libro bello, mi era piaciuto anche quando l'ho letto, tra l'altro questo qua è l'edizione e la riduzione per ragazzi, quindi probabilmente la versione lunga è un attimino ha un'altra copertina. Un bel libro, mi è piaciuto e secondo me è bello da ragazzo e bello anche da adulto. Poi, cos'altro? Dai, parliamo di questo. Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny. Questo libro di Fenoglio è stato diciamo scritto a posteriori, dopo la morte di Fenoglio, e infatti si vedono molto le due anime del libro. La prima parte, che ha uno slang molto duro, scritto in inglese, ha molte, diciamo, non è così facile da leggere, mentre la seconda parte è che va giù molto bene. Quindi diciamo che è un libro ovviamente contro la guerra, ci si appassiona molto alle faccende del partigiano Johnny e di tutti i suoi compagni. Il finale è strano, non ve lo racconto perché è interessante, e è una specie di seguito di un altro libro che ha già scritto lui. Comunque un libro che fanno leggere al liceo, io non l'ho mai letto, ma probabilmente è un libro che mi sarebbe piaciuto, quindi un altro libro che tutto sommato è consigliato. Libro consigliato che di sicuro non fanno leggere al liceo è The Fight Club di Palahniuk. È un bel libro, anche di questo hanno fatto il film secondo me è un gran bel film e tra l'altro ho visto prima il film del libro e mi è piaciuto. Leggetelo perché la storia è, diciamo, contorta, ma non è male. Altro libro che non fanno leggere di sicuro alle superiori è questo, Scerbanenko, Venere privata. Scerbanenko mi piace, dal nome potete capire che è russo, ma vive a Milano da... È nato nel 1911 ed è morto negli anni 70, quindi fa storie noir molto interessanti. L'ispettore è molto, è una bella figura, e anche di questo hanno tratto un libro con una giovanissima Raffaella Carrà. Se lo vedete, se lo trovate, guardatelo. Io l'ho visto su Italia 1, non so, alle 3 del mattino, una calda estate di qualche anno fa. Bello, è un bel libro, anche questo qua è un libro che io consiglio. Un libro che invece non consiglio è questo, Albert Camus, Lo straniero. Camus ha addirittura vinto il premio Nobel nel 57, a questa dimostrazione del fatto che io non capisco niente di libri e vi consiglierò magari della spazzatura, ma devo dire, è un grande romanzo dell'assurdo. Io non ho trovato niente di veramente assurdo se non il comportamento totalmente ignavico, se si può dire così, dell'interprete principale. Il libro mi ha messo un malessere quasi addosso, quindi lo
non lo posso promuovere e non sono sicuro che possa piacere a tanta altra gente. Inutile dire che non mi era piaciuto neanche al liceo. Un libro che non mi era piaciuto molto al liceo e che invece dopo ho apprezzato invece è questo, Il deserto dei Tartari. L'ho letto in prima superiore e proprio non mi era piaciuto perché è lento, ma non soltanto lento nella scrittura, ma è anche lento nello svolgersi, nel trascinarsi proprio della vita. Quando invece probabilmente ho messo un attimino più la testa a posto, anche se non sembra, mi è piaciuto di più. Non è male, il tenente Drogo e il passare della vita per una cosa che non aspetta mai, è una bella metafora e direi che da adulto è un libro che si può leggere. Tra l'altro è corto, nonostante abbia fatto fatica a leggerlo, sono 250 pagine, è un classico, è un bel libro, direi che si può leggere. Poi Vaniglia, Lorenzo Marini, Vaniglia, una storia d'amore tratta da un film che nessuno ha scritto. Questo libro mi è stato consigliato da una mia amica, è molto bello ed è molto particolare. La prosa di Marini, diciamo totalmente sconosciuta al grande pubblico, è molto interessante, scrive in maniera quasi ipnotica, ha un modo, diciamo, straordinario, nel senso fuori dal gregge di scrivere, e è un libro che ho consigliato a chiunque voleva migliorare le proprie abilità nello scrivere, non nel senso di una prosa perfetta o barocca, ma se vuole riuscire a creare delle metafore, sinestesie. È un libro molto interessante secondo me. Altro libro interessante è Michael Ende, La prigione di libertà, un libro magico, onirico e geniale. È interessante ma è malato. Ende è famoso per La storia infinita e per Momo, di cui vi parlerò magari anche dopo, ma è un libro totalmente fuori. Ogni storia è una metafora che non ha senso, non ha un finale, ma ti richiama un qualche tipo di sensazione e che viene riportata alla storia dopo e così in circolo, come una valanga, quindi veramente un libro molto strano, un libro che non so se consigliare al 100%, però diciamo se vi piacciono i romanzi un po' contorti, questo è uno che consiglio. Se mi vedete dare le botte così, perché purtroppo le zanzare le spiaccico ancora. Questo libro, parlando di libri un po' contorti, Kurt Vonnegut, Mattatoio numero 5. Kurt cosa fa? Prende spunto da una vicenda vera che ha vissuto, ovvero il bombardamento di Dresda, dove è sopravvissuto miracolosamente, e gli costruisce intorno, quindi una faccenda vera di guerra, una storia che è... non so neanche se possiede definire di fantascienza, c'è, non so, è un libro strano da leggere, comunque parla di alieni, parla di essere una specie di zoo alieno, parla di quattro dimensioni, di come si vivrebbe se noi sapessimo già di come funziona il nostro futuro, di cosa ci rispetta il nostro futuro. Kurt Billy Pilgrim, se non erro, che è il personaggio principale di questo libro, lo scopre ed è strano. Consiglio di leggerlo. Poi un altro libro che consiglio assolutamente di leggere è questo, Il gabbiano Jonathan Livingstone. È un libro di 100 pagine, è bellissimo, è molto motivante, prima o poi lo recensirò singolarmente perché secondo me è un libro, è un romanzo, ma è un libro di miglioramento personale. Richard Bach, tra l'altro, che ha scritto questo libro, ha scritto anche Nessun luogo lontano, perché qua è la versione in spagnolo, Illusioni, Un ponte sull'eternità, ne ha scritti veramente tanti, e se li leggete sapendo che è un praticante del metodo Silva, molte cose di questo libro e molte cose di questo libro soprattutto si fanno chiare, Nessun luogo è lontano. Da leggere, questo qua è un libro assolutamente che non potete perdervi. Un libro che invece secondo me potete anche perdervi, almeno nell'edizione diciamo con copertina rigida, è Paolo Coelho, L'Aleph. Questo libro a me non è piaciuto tantissimo, anche se di Coelho apprezzo moltissimo L'Alchimista ed è uno dei miei libri preferiti probabilmente. So che invece alla mia ragazza questo libro è piaciuto molto di più, forse perché c'è una storia d'amore e io sono un attimino più così, più per magari storie di guerra, come dire, però è un libro che mi è piaciuto.
cioè mi è piaciuto, che non mi è piaciuto moltissimo. Non è un libro che posso, devo buttare via, ma insomma, io aspetterei la versione economica. Parlando di guerra, mi faccio questo trittico, anzi, questo poker di libri, partendo con Banda di Fratelli, che è la storia di questa, di questo gruppo, la compagnia Easy Aviotrasportata, che nell'arco della Seconda Guerra Mondiale si incontrano da persone totalmente differenti e la guerra li fa diventare un gruppo, una famiglia vera e propria. Il libro è molto bello, c'è molta più azione rispetto al Partigiano Johnny che ho recensito qua. Diciamo è molto più americano, tant'è che so che ne hanno tratto anche un libro da questo film di Ambrose, e diciamo è sulla falsa riga del Salvate il soldato Ryan, forse un attimino più bello, però diciamo non ho visto il telefilm, comunque un libro che consiglio. Questo qua è molto più introspettivo. Parlando di Seconda Guerra Mondiale, invece parliamo di due libri di Primo Levi, Se questo è un uomo, che mi hanno fatto leggere al liceo e non mi era dispiaciuto, anche se l'avevo trovato effettivamente un po' come temi, un po' come argomenti pesante da digerire. Rileggendolo è bello, si vede che si vedono molte cose, si vede con occhi diversi, si è diventati forse più maturi, si è pronti a comprendere un po' di cose. È un libro che secondo me va letto o riletto assolutamente, anche se comprendo che sia un po' pesante per temi. Un altro libro che invece è sempre di Primo Levi, ma è più leggero, è questo, Se non ora quando. Se non ora quando è un romanzo, al contrario invece di Se questo è un uomo, che invece è una bibliografia, è un'autobiografia, è una storia vera quindi. Se non ora quando parla di questo gruppo di persone che scappa dalla Russia, passando per la Germania, passando per l'Austria se non erro, per arrivare fino in Italia, ed è una storia a tratti divertenti, a tratti drammatica, ma tutto sommato è più leggera come termini, anche se devo dire si legge molto facilmente. Mi era piaciuto questo, penso l'ho letto all'università, ma mi era piaciuto anche quando l'ho riletto, mi ha veramente preso. Il libro sono 200 pagine, ma scritte fitte, fitte, bel libro consigliato. Tanto che parliamo di Seconda Guerra Mondiale, campi di concentramento, eccetera, Maus di Art Spiegelman. Questo libro ha vinto il premio Pulitzer ed è particolare perché è un fumetto. Soltanto, credo che sia il primo fumetto che ha vinto un Pulitzer, perché effettivamente, anche se disegnato, niente è niente più giusto che è una vera e propria novella grafica. La storia è sempre di una persona in un campo di concentramento, molto diversa rispetto a questo, raccontata dal figlio che ha raccolto le memorie di questa persona. Entrambi i libri hanno un messaggio molto forte e non è soltanto quello che immaginate, quindi io consiglio di leggervi questo, ma anche questo. Questo qua è un vero e proprio libro, non fatevi ingannare dal fatto che ci sono disegnati dei topi e dei gatti. Comunque è un libro vero e proprio, è bellissimo, lo consiglio. Costa un po', ma neanche tanto, 13 euro l'ho pagato, quindi direi Maus di Aspigman da comprare. Andiamo su argomenti un attimino più leggeri. Il guardiano degli innocenti di Andrzej Sapkowski. Sapkowski è uno scrittore fantasy polacco, ha fatto questo libro, questa saga di libri su questo personaggio, che Gerard di Riva, è un, adesso non mi ricordo che nome usa, comunque ha dei poteri particolari. È un fantasy tutto sommato facile, abbastanza scontato, alcune storie brevi, alcune un po' più lunghe, sono sicuro che la storia si evolve bene. Personalmente non ho ancora comprato gli altri libri della serie perché aspetto l'edizione con copertina morbida, quindi un attimino più economica, ma è un libro che probabilmente mi comprerò.
Un libro che invece avevo in edizione economica e ho preso in edizione, diciamo, di lusso è questo, Momo di Michael Ende, lo stesso dell'altro libro, La prigione della libertà. È bellissimo. Questo e La storia infinita sono veramente, secondo me, due capolavori. E questo libro, forse ancora più della storia infinita, perché si può leggere su vari livelli e dipende dall'età. La prima volta che l'ho letto credo di essere stato alle elementari quando hanno fatto il film negli anni 80, che mi era piaciuto molto. Tra l'altro l'ambientazione è italiana, Ende ha vissuto per molti anni vicino a Roma e quindi si sente molto anche l'influenza dell'Italia e ha un gusto particolare. Non vi racconto la storia perché ne ho già parlato da qualche altra parte su Cocoa, però altro libro assolutamente da leggere. Di solito non sono così, non do così tanti consigli da assolutamente leggere, però effettivamente si erano sulla mia, tutte le novelle tendenzialmente che tengo sul ripiano sono libri belli. Musashi, questo non so se è un libro assolutamente da leggere, perché sono, quante pagine sono? 900 pagine di libro, è una botta. Io l'ho trovato a mercatino a 5.000 lire. 3 euro, una roba del genere, mi sa che l'ho pagato ancora in lire. È un po' una botta, però è un bel libro, si vede tutta l'epicità di Musashi e del suo scontro. Se avete letto o state leggendo il fumetto Vagabond, questa storia è simile ma non è esattamente la stessa. E bah, direi che se avete tempo da investire, questo libro di Musashi si può anche leggere. Se invece, diciamo, 900 pagine sono un investimento, si può anche evitare. Ultimo, ma non ultimo, lasciamo Valerio Massimo Manfredi e la trilogia di Alexandre Ross, ovvero Il figlio del sogno, Le sabbie di Amon e Il confine del mondo. Il figlio del sogno, dove parla della gioventù di Alexandre Ross, è veramente stupendo. Alessandro Magno, il Macedone, è un personaggio veramente affascinante e secondo me è un libro da leggere e raccontare anche come fiaba di potere personale ai propri figli, ai propri nipoti, perché è veramente un personaggione. Valerio Massimo Manfredi ha modificato un pochettino la storia, rendendo forse addirittura troppo positivo Alexandros, Alessandro Magno, però devo dire che ci sta. Diciamo, nell'epicità della storia, disegnare tutti i suoi difetti magari non era così bello e quindi ci sta che abbia un attimino arrotondato la storia. Mi è piaciuto molto e basta. Un altro libro che secondo me, se lo trovate nel cofanetto in edizione economica, va bene. Questo qua costa 26 euro. Se no, potete iniziare con Il figlio del sogno e poi continuare con Le sabbie di Amon e Il confine del mondo. Il terzo libro, secondo me, è quello un attimino un pochino fatto più di corsa. Detto questo, vi saluto, spero che mi avete seguito fino a qua, spero che abbia registrato bene il microfono e la telecamera. Vi saluto perché le zanzare mi hanno mangiato vivo nel frattempo, anche se ho fatto finta niente. Ciao a tutti da manolodicocoa.com.